Buonasera a tutti, benvenuti finalmente al nuovo video sui girini. Allora, come potete vedere, finalmente hanno messo entrambi le zampe posteriori. Ecco, come potete vedere. Adesso ho cominciato ad abbassare il livello dell'acqua e ho messo questa conchiglia, non so. Chi vuole allevare girini comunque può mettere anche una roccia, un qualcosa che comunque esca fuori dall'acqua, in maniera che i girini, non appena avranno il completo sviluppo dei polmoni, cominceranno ad uscire fuori dall'acqua loro stessi, appunto. Chi altro dire? Ormai sono passate 3 settimane da quando ho preso questi girini. Diciamo che sono anche cresciuti, finalmente hanno mutato la loro dieta da, diciamo, onnivora, fra virgolette, a insettivora. Ma comunque questo non varia perché comunque io continuo a dargli come mangime lo stesso mangime dei pesci. Diciamo, per loro ancora non certo, mangiano soltanto la parte rossa, cioè la parte, diciamo, composta da carne prevalentemente, ma non appena diventeranno rane cominceranno a mangiare anche insetti vivi che già ho preso, avendo già una rana, appunto. Che altro dire? Ci vediamo al prossimo video.